Buonasera e ben ritrovati a tutti in questo mercoledì della Settimana Santa, l'8 aprile. Ci apprestiamo a chiudere il tempo quaresimale anche in vista domani dell'inizio della celebrazione del Triduo Pasquale. E vuole essere per noi, sì, entrare anche effettivamente nel dolore. Oggi il Vangelo ci parla di tradimento e entrare però anche nella certezza, nella speranza, appunto nella forza della risurrezione. L'augurio è proprio questo. Preghiamo insieme, ci troviamo a pagina 93 del libretto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Ascoltiamo la parola del Signore del Vangelo secondo Matteo. Allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il commento che trovate sul libretto ci dice: per 30 monete Giuda uccide Gesù. Per la sete insaziabile del denaro, quanti come Giuda vendono le persone come fossero miseria, merce, ne uccidono la dignità, ne calpestano i diritti, le spremono e le scartano. Ogni forma di sfruttamento è un modo per vendere i fratelli, per guadagnare sulla loro pelle. Stiamo attenti, perché un pizzico di Giuda è sempre in agguato dentro di noi. Credo che chi ha commentato, ci ha lasciato questo pezzo di commento, abbia proprio ragione. Un pizzico di Giuda è sempre dentro di noi. L'augurio è che questo momento, questa quarantena che abbiamo vissuto, questa quaresima, che poi di fatto sappiamo che si prolungherà ancora un po', sia anche l'occasione per fare spazio dentro noi stessi. Sicuramente vedere tutti i semi di speranza, dicevo anche altre volte, e la bellezza, ma anche scoprire che c'è una parte che è un po' Giuda dentro di noi. Che quel bacio Giuda a volte ci sta tanto antipatico, ma a volte siamo noi stessi. A volte nelle nostre relazioni, nel nostro modo di fare. Questa quarantena, dico, l'augurio è che ci abbia aiutato e che ci aiuti ancora, stiamo dentro appunto poi nella Settimana Santa a far spazio e a scoprire che magari alcune nostre magagne, alcune nostre mercificazioni delle relazioni possono scomparire, le possiamo prenderne carico, cioè accorgerci e lavorarci sopra. E scoprire davvero quanto è bello, quanto si è visto anche seminare in questi giorni da tante persone disponibili le une verso le altre. Ecco quanto queste relazioni buone che abbiamo sentito diventino invece la nostra risurrezione. A volte mi spiace sentire commenti di qualcuno o di situazioni dove egoisticamente, forse anche per paura, per un certo timore, va bene, quasi siamo più preoccupati di noi stessi soltanto. Ripeto, tanto volontariato ci dice che invece non è così, che c'è davvero una parte buona, e c'è nel nostro cuore, c'è anche la nostra gente. Mi spiace però che a volte ci dimentichiamo di tante altre popolazioni, perché le questioni della guerra, le questioni della sofferenza, le questioni dell'emarginazione, le questioni della povertà, le questioni di chi si trova per strada perché sono i senza tetto, le questioni di quelli che sono nei campi profughi perché normalmente la lettera che mi è arrivata da Padre Damiano dal Libano, cioè tante situazioni scompaiono dal nostro ragionamento, dal nostro cuore, ma no, questo non è giusto, se no diventiamo Giuda in maniera magari inconsapevole. Lo chiediamo al Signore di darci questa forza e di ricostruire anche nel futuro relazioni buone, relazioni belle, con attenzione davvero agli altri. Magari ciascuno di noi avendo qualcosa di meno rispetto a quello che avevamo prima. All'inizio sarà così per forza, anche nel nostro cammino, però con un cuore attento a chi è più debole di noi, a chi ha bisogno anche soltanto di un sorriso, di una telefonata, di una carezza, quando potremo darla, chiaramente. Va bene, fratelli e sorelle, preghiamo insieme e diciamo: nella tua fedeltà soccorrici, Signore. Nella tua fedeltà soccorrici, Signore. Fa che comprendiamo i nostri sbagli. Nella tua fedeltà soccorrici, Signore. Fa che non ci lasciamo ingannare dalla ricerca del successo. Nella tua fedeltà soccorrici, Signore. Fa che sperimentiamo la tua misericordia. Nella tua fedeltà soccorrici, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione. Ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Buonasera a tutti voi e alle vostre famiglie.